prima di partire. Scherzi, hai dimenticato che è una serata speciale. E va bene, ti darò un indizio. Le prime lettere sono K. Scusa, non ci arrivo. Le altre lettere? Pitone. Oh, è la vigilia di Natale. Mi dispiace, cara. Vuol dire che lo festeggiamo domani. Ci resta sempre il pranzo del giorno di Natale. Ma è la vigilia quella che conta. E tu me l'avevi promesso. Non vuoi veder nascere il bambinello? Certo, ne sarei davvero felice, però c'è un nuovo musical che sta per debuttare in un teatro di Boston. E se voglio parlare con gli autori, devo andare lì stasera. Come può lasciarmi solo senza avvertirmi? Ci siamo sempre presi a parolacce durante la vigilia. Se ne trova una originale, la lasci nella mia segreteria, la sentirò. Mi raccomando, quando è a Boston, si copra bene il collo con la sciarpa. Non fa tanto freddo. No, ma fa tanto senso. La odio. Vedo, e raddoppio. Credimi, sai bene che preferirei passare la vigilia con te. Ma gli affari sono affari. Coraggio adesso. Abbracciami. Ti amo. Perlomeno potrò rispettare le vecchie tradizioni con tutti i nostri figli. Pronta per partire, papà? Cosa? Viene anche lei? Sì, beh, vedi, la scuola che Grace dovrà frequentare durante l'estate è alla periferia di Boston, così, già che c'eravamo. Ma te l'ho già spiegato ieri sera al ristorante cinese, ricordi? E insiste! Come potevi pensare che mi sarei distratta mentre incidevo un involtino primavera? Nessuno esca da questa casa! Per fortuna vedo che non sono la sola ad essere arrabbiata. Certo, puoi dirlo forte. È il mio pullover preferito. Oh, mi astengo da qualunque commento e vi accompagno alla macchina. Mi scriva. Certo. Aspetti. Per mio ricordo.